festeggiare insieme ad altre persone che, come noi, sono animate da spirito di servizio. Sono gli insegnanti, i volontari che lavorano insieme ai giovani e ai bambini nella scuola popolare di musica e nella scuola di canto cantabile. È una grande gioia per noi festeggiare questa occasione di anniversario con i giovani e soprattutto con la musica e il canto, perché ci portano armonia e noi abbiamo bisogno, specialmente in questo periodo oramai lungo di pandemia, di bellezza, di pace, di serenità. E niente forse meglio della musica ci può dare questo benessere. Non mi voglio dilungare perché lascio la parola agli organizzatori di questo spettacolo e chiamo Giorgio Guiotto, il maestro. Grazie. Questa sera venendo in qua con un ragazzo mi ha chiesto com'era, come sono andate le vacanze, e mi ha detto male. E questa è la risposta che mi hanno dato tutti i bambini, anche come sono andate male, perché insomma io ho detto abbiamo insistito per fare questo concerto perché davvero per loro che cantano sia un'occasione per prendere fiato e per rilassarsi e fare una ripresa positiva. Io non so la scuola come è stata questa mattina, sarà stata agitata, sarà stata di nuovo preoccupata, invece ci mettiamo qui e prendiamo fiato insieme a voi. Io credo che siano da difendere questi momenti in cui, seguendo le regole che sono date, ci prendiamo degli spazi, perché non finisce domani mattina questa storia. E per loro è una fetta di vita importante in un momento importante. Allora continuiamo a fare le nostre prove come si può, continuiamo a coinvolgere nuovi bambini e ragazzi per come si può, ma vogliamo davvero proseguire. A fine settembre ci siamo trovati con il coro dei bambini che salirà questa sera, non siamo tutti, eravamo in sei. Siamo diventati 22 in tre settimane, perché quando poi si propongono le cose si chiede di fare i bambini e le loro famiglie, che ringrazio qui, sono stati molto disponibili. Grazie molte a Will, perché con questa iniziativa di un concerto benefico sarà possibile ancora spargere la voce a famiglie che magari non si sono avvicinate per qualche difficoltà relativa alla quota, alla partecipazione. Allora, e non parlo solo di bambini, parlo anche di giovani, sovente. E questo sarà un bel segno per tutti. Grazie ancora. Yeah.
sono due piccole strofette che vi facciamo ascoltare. Dice, c'è una stella, la storia dell'arrivo dei magi, alzati pastori e segui la stella. Prima loro cantano Rise up, shepherd, and follow, alzatevi pastori e seguitela. Lo diciamo Rise up, rise up. Shepherds, shepherd, and follow. E si tornano in due modi differenti. Il primo è shepherd, ce lo fate sentire? Rise up, shepherd, and follow. Poi rise up, shepherd, and follow. Poi rise up, shepherd, and follow. Però un po' di più. Allora, rise up, pronti, vai. E poi, con la distanza di legge, sono senza mascherina e voi non siete così distanti. Il secondo. Rise up, shepherd, and follow. Rise up, shepherd, and follow. Poi. Rise up, shepherd, and follow. Una volta. Rise up, via, vai. Rise up, shepherd, and follow. Così prendo nota di chi sta cantando. Sono forte, eh? Vedo arrivare con fare minaccioso Eugen, quindi forse...
dovrà salutare o parlare, non lo so. Grazie, Aiden. Buonasera a tutti, sono Aiden, sono un adulto della scuola popolare di musica. Faccio così, scusate. Bisogna salutarsi. In questo momento voi vedete sul palco l'orchestra Beethoven della scuola popolare di musica, loro sono i più grandi, dovevano esserci in 17, ma sono 9. E noi insegnanti dovevamo essere in 5, siamo in 3, 4, anzi abbiamo proprio un maestro che è venuto a darci una mano, un soccorso, perché non avevamo più nessuno, solo questo qua. E come dicevo, noi siamo un progetto di educazione musicale, perché prima di tutti i titoli che possono presentarci siamo esseri umani e viviamo in questa società. Per essere utile a una società, come si fa a essere utile a una società se non conosciamo i nostri bisogni, noi stessi, i nostri limiti, anche i nostri sforzi e debolezze? Come si fa a conoscere i bisogni degli altri se non conosciamo noi stessi? E ciò che noi cerchiamo di offrire è proprio questo modo di conoscersi attraverso uno strumento che giorno per giorno ci si trova davanti ai propri limiti. E noi con l'orchestra ci facciamo la forza una con l'altro, questo è il nostro modo, forte, il nostro modo di affrontare le difficoltà. Collaboriamo con i ragazzi da 3 a 18 anni, oggi 18 nessuno, ma qualcuno ce l'abbiamo nell'organico. In questo percorso c'è stato qualcuno che ci ha lasciato, cioè qualcuno invece ha saltato sul treno che andava già, insomma i ragazzi che vedete qui sono i nostri gioielli della nostra scuola, spero che sia un buon ascolto anche per voi. Vi presento il nostro direttore di orchestra, Federico Ragionieri, che vi parla un po' del repertorio. Vi faccio anche i saluti di Clarissa, che era e la coordinatrice di questo gruppo orchestrale, che purtroppo stasera non è con noi, sempre per via di Covid. Grazie, buonasera. Buonasera, vi presentiamo questa sera 3 brani. Sono 3 brani molto famosi che quasi non avrebbero bisogno di presentazione. In ogni caso, se magari manca qualcuno, vi mando il titolo al compositore, dico proprio 2 parole. Il primo brano è Open Circumstance di Edvard Elgar, è una marcia costruita proprio, è la prima di 5 marce, sono state proprio costruite apposta per le grandi occasioni. E l'arrangiamento che vi facciamo sentire non è l'arrangiamento completo, è stato semplificato ed è stato diciamo un po' compresso, quindi sentirete i 2 temi famosi di questa marcia in maniera un po' ridotta. Poi abbiamo un arrangiamento sempre un po' semplificato, ma questa volta completo, dell'ouverture delle nozze di Figaro di Mozart. E come ultimo brano invece la marcia di Radetzky, una specie di posticipazione del nuovo anno, poi l'Italia. Allora noi vi auguriamo un buon ascolto. Thank you.
se chiudete per un attimo gli occhi e poi li riaprite, vedete i bambini di prima 15 anni dopo. Molti, mentre io sono rimasto giovane come loro, molti di loro facevano parte del 018, quando erano bambini, qualcuno ha cominciato a 7 anni, 8 anni, insomma. E fortunatamente in questo momento il vivaio, diciamo, di persone che si aggiungono è ampio. Intorno a Cantabile sono nate delle collaborazioni, ad esempio con un'associazione che credo voi abbiate sentito nominare, che si chiama Muse, e da alcuni anni ha fatto partire il coro Muse. Ci sono 200 ragazzini che stanno facendo coralità in questo progetto, e all'interno di questo gruppo, che ogni 6 ore cambiava, perché uno diceva io non posso più venire, allora cerco un altro, in questo gruppo ci sono tutti i ragazzi che cantano in questo Cantabilab, ma qualcuno è mio compagno di avventura anche al Politecnico, dove c'è il coro del Polietnico, che forse avete sentito nominare, sono più di 100 ragazzi. Laggiù c'è Mitia, che parte da finito. Vieni a cantare con noi se vuoi, è il violoncellista che fa un po' di tutto, come vedete. Okay. E quindi c'è la possibilità di avere un mondo vivo, che fa della musica. Loro quest'anno fanno musica anche con gli adulti e stiamo montando 2 programmi musicali interessanti. Come vi dicevo, il gruppo ha cambiato di 6 ore, io vorrei mettere di fare una cosa, se vuoi, anche senza di loro, certo, così che ne compagnia Carlo che da solo, dovete fare. Avevo in mente di farvi ascoltare un brano a 5 voci bellissimo di Monteverdi, ma mancano proprio le persone che lo sanno. E allora facciamo altro. Vi facciamo ascoltare un brano natalizio tradizionale americano, che si intitola Come Thou Long Expected Jesus. Poi rimaniamo nell'americano con un canto tradizionale di nuovo che parla della sera che sta arrivando, si intitola Evening Rise, e poi un canto ancora natalizio africano, Amezalua, un brano che viene dalla Tanzania, E poi faremo una piccola conclusione che presenterò più tardi. Grazie per l'ascolto. Thank you.
Thank you.
Ringrazio tantissimo i ragazzi, gli insegnanti, Giorgio, Damiano Cattoli, che è laggiù e non osa venire qua, ma anche lui ha grande parte in tutto questo. Ci avete regalato un'ora e mezza di spensieratezza, di gioia, ed è bellissimo vedere che i giovani si impegnano, coltivano il loro talento, si dedicano a queste arti bellissime di cui abbiamo tanto bisogno. Grazie per tutto quello che fate. Serata, non speravamo più di fare, abbiamo avuto timore di doverla rimandare, invece abbiamo avuto coraggio e il coraggio ci ha premiati tutti. Grazie, buona serata a tutti.